L'Opus Dei è una delle tante organizzazioni cattoliche più o meno, diciamo, riservate, perché che hanno troppa libertà, troppo accessi, troppo finanziamenti, troppo e troppo poco controllo ad opera della Polizia di Stato, che dovrebbe occuparsi un po' di più di queste sette e della loro incisività nella società civile. Sembra che comunque sia venuta l'attenzione solo col codice da Vinci su sta gente. Sì, c'è un'altra notizia che è simpatica. Sapete che il signor Ratzinger, il cittadino Ratzinger, si è divertito a scrivere un libro su Gesù. Beh, questo libro esaltato, messo nelle classifiche, sembra che non sia molto all'altezza. Un nostro ascoltatore, Guido da Campo San Piero, già ha avuto il coraggio e lo stomaco di leggerlo, l'ha commentato in una trasmissione precedente. Però Guido non è stato il solo, anche l'Espresso fa una recensione di questo libro. Cristo quanti errori, sbaglia il monte di Abramo, anticipa di secoli la Domenica delle Palme e poi citazioni imprecise, parole mal tradotte, ecco gli sbagli del Papa nel libro di Gesù. Pensate che vi dato per darvi un campione degli errori e ancora a pagina 62 Benedetto XVI traduce il termine doxa in gloria, ma nel greco classico in realtà la parola significa opinione. Cioè, come vedete, però è anche giusto, no? Nel senso che commette questi errori, hanno inventato tutto, possono anche inventare nuovi significati, nuove traduzioni, possono anche sbagliare il monte, cioè potrebbe anche dire che era il Cervino, il Monte Rosa, su cui Abramo e Isacco sono stati, cioè, hanno fatto il rito. Poteva benissimo, cioè, dire che non era il Sinai, ma che poteva essere il Monte Everest. D'altronde non ha nessuna importanza, cioè non è importante tanto la precisione storica o geografica, che si inventino le feste, che si inventino i luoghi, no, l'importante è che le persone credano che questo Gesù abbia detto delle cose positive, questo è l'essenziale. Il problema grosso, cioè c'è stata una conferenza, no, in cui hanno partecipato Cantalamessa e Scalfari, proprio per parlare di questo libro di Ratzinger, e Scalfari contestava accanto alla messa il fatto che Ratzinger non teneva conto del Gesù storico. Ferma tutto, non protestare. No, fa di pure. Il problema, il Gesù storico, cioè, non è che Gesù sia esistito, ma la descrizione storica e l'inquadramento nella storia in cui questi fatti sarebbero avvenuti. Esistono talmente tanti studi, io ho appena ricevuto in regalo un libro, no, in cui fra le altre cose si parla di falsi dei Vangeli, perché? Perché sono, si parla di falsi quando ciò che viene raccontato viene scritto nel basso medioevo, nell'alto medioevo. Cioè, per esempio, una cosa abbastanza importante, diciamo così, tutto quell'episodio in cui Gesù direbbe chi è senza peccato scagli la prima pietra, la prostituta, è un'invenzione medievale, cioè tutto l'episodio in sé è inventato e messo dentro nel Medioevo. Alcuni studiosi pensano che siano stati degli appunti fatti a mano da un copista, no? Oppure una storia che il copista ha scritto a mano a lato del cosa che poi è stata inserita e diventata canone evangelico. In realtà quell'episodio dà la visione di un Gesù diverso dal Gesù storico. A Ratzinger non gliene frega niente di questi studi. Cioè, il Gesù che Ratzinger deve vendere, deve spacciare come una dose di eroina, perché stiamo proprio parlando di dose di eroina, è il Gesù che emerge dalla manipolazione mentale che lui ottiene sui bambini. Cioè, ognuno di voi che mi state ascoltando e che siete cristiani, ha in testa una sua immagine di Gesù. Cioè, nessuno di voi si è fatto l'immagine di Gesù facendo un'analisi dei Vangeli. Nessuno lo ha fatto, quasi nessuno. Cioè, nessuno può averlo fatto, diciamo solo subito. Ma voi avete un'immagine del Gesù che è il frutto della manipolazione mentale infantile che avete subito. Tant'è che quando io parlo per radio o metto in internet dei pezzi che commentano i passi dei Vangeli, sembra che caschi il mondo perché nessuno ci vede in quei commenti il suo Gesù, la sua immagine. Però a Ratzinger interessa questo, avervi fottuto, cioè avervi costretto voi a elaborare un vostro ideale, una vostra immagine di Gesù. Questo è che gli interessa a Ratzinger. Il Gesù storico, gli studi sui rotoli, i ritrovamenti di Nag Hammadi, i ritrovamenti dei rotoli del Mar Morto, lo zelotismo, non gliene frega niente.
cioè non esiste sta roba. E ha ragione, perché sono solo invenzioni, invenzioni in un'epoca storica. La vera invenzione è la manipolazione mentale, cioè lo spaccio di eroina che fa la Chiesa Cattolica nella società civile. Questo gli interessa a Ratzinger. Scalfari è un idiota. In che senso è un idiota? Lui è un cattolico che vede un'altra immagine di Gesù. Lui li legge i testi storici, indubbiamente lui ha fatto delle ricerche, indubbiamente, ma è un ingenuo. Perché non capisce che all'altro non gliene frega niente di tutta quella roba. È solo paccottiglia da vendere alle persone culturali per spacciare la sua manipolazione mentale. Per cui se io analizzassi le vostre teste, e mi state ascoltando, nella vostra testa c'è un Gesù diverso dall'altro. Perché quando Fra Dolcino fa la guerra, dice Gesù parla contro i ricchi, no? Meglio sarebbe che un ricco che non il cammello a cruna del lago, insomma, quelle cose. È quello che è in testa Fra Dolcino. Ma l'interpretazione corretta del testo evangelico scritto è quella del Papa. È quello che ammazza tutti quelli che non si mettono in ginocchio davanti a lui. È questo che si fa fatica a far capire nella società. Perché a Ratzinger gli interessa la manipolazione mentale. E qui ci cascano tutti, eh? Bertinotti lo stesso. Cioè, poi vabbè, insomma, è facile, io a nozze con Bertino. Sai, se uno non viene a me e non ode suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Il commento a quel passo, quello è il passo di Luca, però l'ho messo in abbinamento al passo di Matteo, perché... mentre qua dice io non sono venuto a portare la pace, no? Sono venuto a portare la divisione, ma nel testo di Matteo, questo è quello di Luca, nel testo di Matteo dice non crediate che io sia venuto a portare la pace, ma la spada sono venuto a dividere il padre dal figlio, la madre dalla figlia. Se pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, esatto. No, vi dico, ma la divisione, e Matteo invece dice la spada, per cui chiaramente una dichiarazione di guerra. Quello è stato commentato in Matteo, sono istruzioni apostoli 001 e l'indice .html e lo trovate su internet. L'ho commentato quasi tutte le istruzioni apostoli di Matteo, mi serve l'ultima, il commento all'ultima, che è chi riceve uno di voi è come se ricevesse me, eccetera, chi riceve un saggio come un saggio, cioè, che là purtroppo devo andare nella psichiatria, cioè è di una follia aberrante e là devo tirar fuori le idee deliranti, cioè le analisi psichiatriche sulle idee deliranti, delirio di onnipotenza, cioè il commento a quello devo farlo con manuale di psichiatria, cioè perché non si può fare altro. Cioè gli altri ho fatto i commenti con storie, con altri, non so, uno per esempio ho usato anche Epicuro per far capire la visione diversa della vita. Ma questo passo, questi due o tre passi che mi mancano, e sarebbe il 17° pezzo che commento, mi serve un manuale di psichiatria e purtroppo, cioè effettivamente il pazzo di Nazareth è letterale, non è un insulto, cioè è proprio un povero pazzo demente. Sì, ma quando diciamo appunto che è un criminale, d'altronde cioè, queste stesse parole, quando mai uno che diciamo, si occupa di una comunità, mette la comunità una contro l'altra, quando mai uno porta le guerre civili, o gli scontri fra le persone, cioè, quando mai nelle società normali, nelle civiltà, si è avuto un politico, un rappresentante o un sacerdote che aveva tutto l'interesse a distruggere una controparte? I rivoluzionari vanno a distruggere un equilibrio sociale, ma in prospettiva di un altro equilibrio sociale, cioè... Ma la rivoluzione, la rivoluzione sorge col cristianesimo, perché è talmente immodificabile, riformabile. Anche questo, no? Cioè, quando esistono dei rivoluzionari, hanno sempre una prospettiva dopo, no? Cioè, dicono questo non ci va bene, vogliamo qualcosa, vogliamo un ordine sociale diverso, vogliamo... Lui non vuole niente, vuole solo che la gente si metta in ginocchio davanti a lui, perché lui è il padrone, è figlio del mio padrone. Cioè, è di un'aberrazione veramente infame. Un rivoluzionario ha una visione utopica di un'età dell'oro, buona, di una cosa... cattiva che sia, ha
qualcosa, sì, no? Vede qualcosa. C'è una prospettiva, dice, cioè, puoi chiamarla utopia, ma dice che è qualcosa di bello ai suoi occhi. Lui, ma niente. Esatto. Io sono il vostro padrone, mettetevi in ginocchio davanti a me, che tanto c'è la fine del mondo qua dietro l'angolo, io arrivo sulle nuvole a destra di quello stronzo di mio padre, quello che ha macellato milioni di persone, si è vantato di aver mandato il diluvio universale, e io divido il buono e il cattivo, quelli che mi hanno riconosciuto che io ero il figo, il meglio, boh, e gli altri invece li caccio fra dolori, pene, stridori di denti. Folle, follia, follia. E la polizia di Stato nemmeno li controlla, questi delinquenti. Cioè, veramente siamo fuori di testa, siamo all'eversione dell'ordine democratico. Beh, sai, di cosa pensano degli altri? Sai, dice Umberto Galimberti, ma la vita è un diritto, dice. E allora dice, per quanto invece riguardi i movimenti per la vita e in generale i loro più stretti e fanatici difensori, è chiaro che essi pensano la vita solo in termini biologici, come pura animazione della materia e come necessità di protrarla fino all'ultima fibra del corpo resistente. Questo bieco materialismo, come diceva Marx a proposito del materialismo scientifici, confligge quel concetto di persona tanto sbandierato dalla loro cultura. In realtà della persona non gliene importa niente. Non gli frega niente delle persone. Mentre molto gli importa della loro cultura, che conferisce alla loro identità appartenenza e non di rado anche potere. Cioè, se lo stesso Galimberti dice ma in realtà della persona non gli interessa niente, e questo è un dato chiaro, cioè, vi considerano animali. Quando dice gli interessa soltanto la biologia, cioè, l'importante è che la pecora possa essere tosata. Gli interessa? Sì, cioè il corpo che va davanti. Gli interessa il becero, cioè il becero meccanicismo, cioè infatti meccanicismo, perché loro... Sai, d'altronde loro sono i cani del pastore che devono portare un buon gregge al pastore. Il buon pastore, o no? Sì, sì. Cioè, se il buon pastore gli porti la gregge e la pecora che in salute sta male, che poi sia vissuta in condizioni, non importante che sia da tosare, da macellare, che sia in buone condizioni, perché il Dio li vuole macellare. Il Dio dei vivi, mica il Dio dei morti, no? E questa è la realtà, cioè lui dice chiaramente della cultura delle persone, della loro vita, della persona, non interessa niente, perciò di quello che uno può pensare, di quello che uno ha fatto, a loro non interessa niente, gli interessa soltanto la morte per la resurrezione dei corpi. Cioè, quello che tu sei stato in vita, no, perché dopo sarà la risurrezione. Vi dico io chi dovete temere, non chi uccide il corpo, ma chi può uccidere il corpo e l'anima e mandare all'inferno corpo e anima. È il pazzo di Nazareth, più deficiente di così, non so, fate un po' voi. Comunque questa è la situazione, se voi pensate che poi il panorama appunto sarebbe più tragico, perché io ho visto un articolo che parla degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, sapete, ci saranno le elezioni presidenziali e da quello che sta venendo fuori sembra abbastanza preoccupante, perché si è organizzato un dibattito su fede politica e anche quelli che devono sembrare, diciamo, i più democratici, e Hillary si confessa in diretta TV. Dio mi ha aiutata negli scandali. Beh, vabbè, fa conto. Dio, cioè Reagan, la paura della fine del mondo. Questo parla direttamente con Dio, ci si abusce. Non so, questo so. Infatti c'è una frase di Hillman, io ho messo un pezzo di Hillman, dice cosa bisogna, quando è che una persona è cristiana, e fra le altre cose dice che esiste una tipologia particolare del cristiano americano. Cioè, il cristiano americano considera la propria vicinanza a Dio quando è come un bambino, come tabula rasa, cioè quando non ha nessuna conoscenza e nessuna consapevolezza della vita. E effettivamente è un po' preoccupante questo. Sì, e poi sai, in Italia io ho visto una grande sollevata di scudi, di persone che sono interessate, piante, perché a Bagnasco hanno fatto qualche scrittarella in giro. Poi stupra bambini, giovedì, protegge preti pedofili e la polizia non interviene. Giovedì 31 maggio, la Repubblica. Giovedì non si può abortire nell'ospedale di Bagnasco. Al massimo esponente della CEI compete la presidenza del nosocomio. E ora io penso che a Genova qualcuno che si trova nella condizione di avere bisogno di un ospedale e di dover abortire,
Certo, per loro chi aborta è un divertimento, è uno spasso, lo fanno, loro, lo fanno apposta, per i cattolici sì. Poi sono sempre dei peccatori e così via. Penso che non sia tanto per le dichiarazioni che ha fatto, ma provate a pensare cosa significa una struttura sanitaria del genere. E quando si passerà a un maggiore controllo delle strutture sanitarie da parte degli religiosi, se non siete confessati, se non siete comunicati, se non siete in pace con la Chiesa, avrete diritto all'assistenza? Scusa un attimo, Francesco, se tu vai in un supermercato a comperarti un panino, è un tuo diritto andare in supermercato a comperarti il panino? Sì. Se io non ti vendo il panino, commetto un reato, giusto? Sì, un pubblico esercizio. Quella è la regola, tu ti presenti all'interno della regola, il pubblico esercizio rispetta la regola. Ora, se c'è la regola della legge 194, ci sono delle regole, si chiede l'applicazione della regola, la mafia ti impedisce l'esercizio della regola. Si chiama terrorismo. Chiaro questo? Questo si chiama terrorismo. Cioè impedire l'esercizio dei propri diritti costituzionali e istituzionali è un atto di terrorismo che viene tollerato perché viene fatto nei confronti delle persone deboli, indifese e che non hanno denaro per foraggiare quell'organizzazione criminale che va sotto il nome Ordine degli Avvocati. Se quell'Ordine degli Avvocati vuole dirmi qualcosa, l'Ordine degli Avvocati è un'organizzazione terrorista, lo dice Claudio Simeoni, dopodiché io lo dimostrerò in tribunale che è un'organizzazione terrorista. Va bene? Beh, allora, però non è che l'iniziativa a Genova sia soltanto di Bagnasco. Nel 2005 un certo Tarciso Bertone, allora arcivescovo di Genova, propose di cancellare dal Galliera l'ospedale di Genova, appunto, in cui Bagnasco è presidente del nosocomio, di cancellare per motivi etici il centro per la fecondazione assistita. Ma questa clinica che serve Genova e la Liguria, quanti aborti praticava? Ne praticava migliaia, era un centro in cui si interrompeva la vita. Questo era un ospedale che faceva 416 interventi di interruzione della gravidanza. Significa, facendo le statistiche, poco più di uno al giorno. Ma cosa significa? Che in una Liguria in cui è difficile utilizzare le strutture pubbliche, 416 persone si trovano perché alla presidenza del nosocomio c'è un signor Bagnasco, si trovano a perdere questo diritto. E logicamente poi chi dei politici tanto attenti ai diritti della famiglia, chi si è impegnato ha detto no, Bagnasco non doveva fare così. Chi si è occupato dei 416 persone che non possono più svolgere una struttura pubblica per l'aborto e tutti a correre dietro, povero Bagnasco. Cioè, con le scritte. Esatto. È come Di Notto che è stato minacciato in rete, ma lui non si arrende. Cioè, lui continuerà a stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al crocifisso. Cioè, è veramente infame. Cioè, fame quello che ha detto, insomma, come se qualcuno gli avesse poi fatto. Poi abbiamo le telefonate perché siamo già andati parecchio avanti. Come parecchio avanti? Che ore siamo? Oh, miseria, 049-600-600 e 049-600-838, però io non... Sì, e poi c'è una... Ciao Ivan. Ciao. Francesco, sì. In diretta. Secondi, e il libro che avete accennato prima. No, siccome non solo, perché non ho fatto tempo a trovare l'editore, e quando avrò l'editore darò maggiori informazioni. Comunque, io ho solo il titolo in inglese, e non so chi lo pubblicherà, anche se ho un sospetto, che me lo tengo per me, però, sospetto. Sì, beh, la prossima volta mai. Sì, e comunque si chiama Crosses, Victims of Clergy Abuse, è della Trolley Books, e appunto sono negli Stati Uniti e dovrebbe uscire a fine giugno anche in Italia, si spera che esca, perché Victim of Clergy Abuse, cioè crocifissimi vittime degli abusi clericali. E comunque quando uscirà, se uscirà, ne faremo sicuramente perfetto, pubblicità, perfetto. Proprio perché è un libro di testimonianze di gente che purtroppo ha subito questa violenza. Sì, speriamo che insieme sempre per più. No, speriamo che le persone siano di meno che subiscono violenza, dai. Speriamo che invece le persone denunciano. Dei libri che danno informazioni. Ah,
E lui che sì, vedeva come libri. Che diano informazioni, sì. Sapendo prima in, più o meno verso la fine, dopo che verso il telefonale, parlavi dell'esistenza, no? Questo personaggio Gesù Cristo. E insomma, da quando che ho letto su un libro, anche due libri, che non ha niente a che fare con l'altro, diceva Leone X de' Medici, diceva contro Bembo, no? Il cardinale Bembo, sì. Diceva, pareva che ha detto che siamo stati fortunati chi ha inventato un personaggio del genere, un Gesù Cristo del genere, capito? E Leone X era un gaudente, era un papa che io ammiro che c'è cioè, che piede a mangiare. Sì, vabbè. Ok. Da là sono stato proprio regalato a ammazzare, giusto? Perché cioè, i signori stessi che si dice verità. Cioè, guarda, ti dico, guarda che adesso non mi ricordo l'autore, Liverani, no? Quello che storia antica di Israele, quello è stato chiamato in Vaticano e gli hanno detto guarda che noi sappiamo benissimo che è tutto inventato. Ma l'importante è che non arrivi alla gente, c'è importante che la gente abbia sempre il dubbio, no? Che sia tutto inventato. Esatto, il dubbio adesso, siccome che vede che comincia a creare diciamo, le paure più le orrorifiche di tutto il pericolo, cioè quelli del limbo, del limbo, dove sparirà il purgatorio. No, il paradiso sparisce, pariranno tutti i cattolici. No, ma riesce inferno, là ci si diverte. Andiamo a correre la sera che vede, eccomi, sono un profeta e si lancia sulla papa mobile, hai visto per dire? Sì, io ho visto filmato. Sì, è un altro pazzo di nata e termini. Il padre se ne è accorto. Sì, va bene. Dopo sotto della campagna dei cattolici, due punti, la domenica solo riposo, l'avvenire quotidiano di Vescovo rilancia, Tonini, i fedeli sono anche nei centri commerciali. E si va a dir messa. Come cioè, siamo sia l'apertura con il Vaticano già 200 anni fa. Staminali adulte dai topi, la CEI applaude. La CEI applaude. E dopo, domani su venerdì, le Repubbliche che sbattezzi l'articolo su venerdì di Repubblica di domani. E in curie pronte 36 domande di sbattezzo a Genova. Sì, va bene. E dopo scusi, questo lo sbattezzo non la trovo una cavolata. Noi la consideriamo una cavolata comunque. Sì, sì, beh, insomma, comunque in ogni caso è sempre una reazione. Sì, perché significa cioè, comunque riconosce un'autorità che noi non riconosciamo. Appunto se genocidio è quello. No, cioè, no, ma andare a chiedere, no, mi devi cancellare, cioè in realtà noi quel fatto non è mai avuto. Nella trasmissione di questa sera, tra le 19 e le 20, parlerò anche per parte dell'articolo che leggerò, no? Dei pezzi di Zagrebelsky, parlerò anche dell'articolo 402 del codice penale e dei danni che ha fatto la società civile. Fatto dei danni. L'articolo 402 è sintomatico del codice penale, è molto importante discuterlo e capire anche gli effetti che ha avuto. Guarda, in verità, vedo gente, non so come si fa, cioè gente moderna così che vive nella, diciamo, nella modernità così tecnologica, però. No, ma le loro emozioni sono prigioniere. Le loro emozioni sono. Tu tieni presente che noi da 10 anni, io e Francesco, parliamo della pedofilia, dell'aggressione che i cattolici fanno alla società civile, ma guarda che c'è voluta la trasmissione di Sant'Oro perché qualcuno vedesse gli occhi, cioè anche se dici migliaia di informazioni, non arriva. Guarda che mi è costato unire gli articoli di Zai forse sulla chiesa, su quando che era il boom della pedofilia ancora 10 anni fa, non so se mi fuori un boom. Il boom è venuto fuori 6 anni fa, 7 anni fa. Sì, fuori tutto. Guarda che qua quando abbiamo cominciato a trasmettere c'era l'Aris che spadroneggiava e ricattava le persone, cioè veramente abbiamo avuto una situazione pesantissima dopo delle organizzazioni criminali cattoliche. Cioè, sono quelli che hanno mandato in galera Marco Dimitri per un anno con accuse che hanno inventato loro.
E i magistrati ci sono cascati come dei farlocchi. Ancora, ancora, dopo, ancora, sempre vi cascherà ancora. Sì, ma per loro, anziché avere la stella a 5 punte della Repubblica Italiana piantata sul muro, loro hanno il crocefisso. O fai quello che voglio io ti ammazzo. Cioè, questo è il principio che li guidano. Questo è pericoloso per la società civile. Forse l'avevi visto quando che Adam Smith che è stato rosso stato. Sì, ma guarda che quando tu hai le regioni monoteiste che devono per forza aggredire gli altri, tu trovi di tutto. Cioè, finché lo Stato non decide questi sono i principi della Costituzione e io questi devono essere applicati e lo impone, purtroppo le aggressioni dei monoteismi ci saranno sempre. Conosci per caso qua da Sovizio Cabianca, un certo Cabianca, scrittore. Quello che ha scritto qualcosa sui catari? No, anche sui dei, adesso ho scritto un ultimo libro su Cabianca, ma adesso non mi ricordo più il nome, stamattina non è scritto sugli dei, ma no, ma diremo girare dentro le pagine, però parla diciamo di monoteismo più di altro, non so. Sì, no, devo averlo visto la copertina di sfuggita. Sì. È grosso. Va bene. Ciao. Bene, ormai siamo verso la fine della trasmissione. Vediamo un attimo. Pronto? Un minuto solo. Sì, un minuto, a me basta, mi minuto. Il discorso è mio, parto da un altro punto di vista e arrivo a assimilarmi a voi altri. In realtà, se la responsabilità della giustizia dimostra senza prendere l'ambiente e mangiare la prima panza, si potrà spartire anche i ladroni. Questa è la sentenza. Secondo sentenza, chi fa le spese, chi le farà? Siccome che la sanità la si deve odiare, i dottori e la terapia la okay. No. Ciao. Beh, come sempre, appunto, si è riferito moltissimo. Pronto? A esperienze personali. Sì. Ciao Giampaolo. In effetti l'onnipotente di allora si era accorto che quella creatura non gli era venuta tanto bene. Imputò il fatto alla stanchezza e decise di riprovarci dopo un giorno di riposo. Grazie. Ciao. Di avermi creato tua immagine e somiglianza. Scaglia dal cielo su Fantozzi, Ugo. E poi venne fuori anche Scorreggina, Silvio. Va bene, ciao ciao. Non mi piace questo tipo di cose. Sai, sul corso chat di invocata per la creazione, voi sapete che l'Islam non è creazionista, cioè nel senso che non spiega perché il mondo c'è, però siccome Allah può qualsiasi cosa, si trova il mondo e lo va a manipolare, ad alterare, cambiare, d'altronde lui è il Dio che può tutto. Cioè, di conseguenza l'Islam non è creazionista. Cosa è successo? Che un'organizzazione islamica si è presa la briga di mandare a tutte le scuole italiane, non so se lo sai, un bel volume di 800 pagine del peso di 6 kg, fatto da un autore islamico. E non è che parli dei principi dell'Islam, si chiama Atlante della Creazione. Allora, è stato spedito praticamente a tutte le scuole e istituzioni italiane. Considerate che il libro costa 75 euro. Però qualcuno ha trovato il finanziamento per poterlo spedire. E il fatto che poi siano gli islamici a farlo, non i cattolici, implica che quell'intesa che noi abbiamo sempre detto che si è già verificata, che esiste già nella parte, che è già, diciamo, anche organizzata, solo hanno il problema con le pecore, con il gregge da seguire, il fatto che degli islamici si prendono la briga di affrontare un tema che Allah non ha mai affrontato, perché Allah non ha mai detto io ho creato il mondo, andatevi a leggere il Corano, non ha mai detto il mondo come è stato creato, l'ho creato io, il mondo c'è e lì Allah si diverte a volare sopra. Bene, che qualche un gruppo islamico trovi in Italia l'iniziativa, la volontà, il desiderio, il bisogno di inviare un Atlante di 800 pagine chiamando Atlante della Creazione, penso che sia un piccolo gesto di deferenza verso i cattolici e dire: come vedete, se voi dite che il vostro Dio ha creato il mondo, può anche essere, poi ci ha pensato Allah a modificarlo. L'intesa, la teologia, i salti proprio funambolici da teatro e da circo sono sempre possibili nel monoteismo. Penso, noterete fra poco
ulteriori avvicinamenti in questa direzione. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, essenzialmente dedicata a quello che è successo, quello che ha presentato l'anno zero la settimana scorsa, e vi do appuntamento per l'ora 19 con la seconda parte della trasmissione, e vi ricordo che il 23 giugno ci troviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito del solstizio d'estate. Giovedì prossimo, Montegotto Terme, Pub Imbolc, via Aureliana 11, alle ore 21 c'è il Muto dei Pagani dei Vicca nel Veneto, per chi vuole partecipare a un incontro informale in cui si può conoscere, discutere, vedere varie cose assieme. Ormai è un incontro che va avanti da moltissimo tempo. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao.